Gianfranco Fabi, editorialista economico. E Gianfranco, grazie per essere qui con noi, ben trovato, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, ti chiedo molto semplicemente che idea ti stai facendo della situazione. Ovviamente non stiamo parlando tra medici, tra scienziati, ma insomma tra giornalisti, quindi si tratta di provare a dare un occhio quantomeno più asettico, ovviamente, e così insomma super partes possibile. Intanto c'è anche quest'altra flash che arriva da Brusaferro, l'incremento del virus più significativo fra 30-50 anni, quindi si parla di una proiezione che ci riporta molto lontano rispetto ai nostri giorni. Ma andiamo con ordine, insomma, lockdown mirati tra i vicini di casa che si sono rivelati, in particolare la Germania, meno tedeschi del solito quanto a così, insomma, seguire le disposizioni quantomeno importanti e suggerite da parte del governo, non solo della Germania stessa e dell'Austria stessa, ma più o meno di tutti i governi del mondo, del pianeta, mi verrebbe da dire. Gianfranco. Ma indubbiamente ci sono due considerazioni da fare. La prima è quella che in questi paesi che hai citato, come l'Austria e la Germania, le vaccinazioni sono andate più a rilento rispetto all'Italia e quindi la percentuale appunto di persone cosiddette immunizzate è inferiore e questo spiega almeno in parte la maggior velocità della diffusione del virus in questi ultimi giorni in questi paesi. Però la seconda considerazione è che un po' a sorpresa forse in queste settimane il virus ha fatto dei passi da gigante anche in Italia, dove siamo passati direi in 15 giorni da 2-3 mila casi positivi al giorno a oltre 10 mila. Quindi c'è stata una crescita esponenziale e bisogna dire, nessuno, neanche i grandi esperti, ha saputo dire il perché proprio a metà novembre è successo questo. Si dice perché è arrivata la stagione fredda, ma i primi freddi erano arrivati già a ottobre, perché si è sommata l'influenza, perché comunque stanno avendo delle conseguenze le aperture delle scuole, che peraltro sono della fine di settembre, non di adesso. Quindi ci sono comunque tanti fattori che sono alla base di questa crescita. La realtà è che siamo di fronte a una nuova ondata, quella che si chiama la quarta ondata, anche in Italia, anche se in Italia, e questo bisogna prenderne atto, molto meno forte rispetto all'Austria, che ha più o meno gli stessi casi dell'Italia, ma è 5 volte più piccola dell'Italia, rispetto alla Germania, appunto, che ha 60.000 casi al giorno, è un poco più del doppio dell'Italia, però appunto i casi sono molti di più. E quindi siamo di fronte a una crescita di questo virus che richiederà anche in Italia delle nuove misure. Ora si sta discutendo ancora sulla validità del Green Pass, sulla necessità appunto di questi lockdown mirati. Comunque, quello che è certo è che qualche misura nei prossimi giorni il governo dovrà prenderla perché andando avanti di questo passo ci metteremo alla pari con l'Austria e la Germania. E anche se comunque va sottolineato il fatto che il numero dei casi attuali rispetto al numero dei casi che erano molto di più l'anno scorso porta a ospedalizzazioni molto più limitate, perché il 70-80% delle ospedalizzazioni sono di non vaccinati, e non vaccinati sono per fortuna solo il 10-15% della popolazione. Ecco che questa espansione del virus comunque va controllata e ci dovranno essere delle misure. Quali è ancora difficile dirlo, perché appunto l'ipotesi di lockdown mirati solo per i non vaccinati è abbastanza complessa, anche se in parte è già attuata. Perché già adesso i non vaccinati non possono andare al ristorante, non possono andare al cinema, non possono viaggiare sui treni ad alta velocità, quindi un po' di lockdown c'è anche per loro. Ecco, nel lockdown si prevede un po' tutto e indubbiamente è ben difficile che si tornerà al lockdown della primavera del 2020, quando si fermò tutto, si fermarono le industrie, si fermarono le scuole, si fermarono i trasporti, ma allora si fermò anche l'economia e ne stiamo ancora pagando le conseguenze. Non arriveremo a quel punto, qualcosa andrà fatto. Qualcosa andrà fatto e ricordiamo che insomma chi non è vaccinato poi può comunque avere una mobilità attraverso insomma l'utilizzo del tampone e che permette insomma sostanzialmente quindi anche a chi non è vaccinato di avere una propria attività, non dico professionale ma in generale di vita anche senza vaccinarsi.
Non possiamo neanche però non ricordare che, insomma, attraverso guardando i contagi e anzi guardando le ospedalizzazioni, il dato che arriva dal Ministero della Salute è che uno su nove è vaccinato e sostanzialmente quindi il maggior numero di persone che viene contagiato e che poi si ritrova in ospedale è appunto rappresentato da chi non è vaccinato. Gianfranco spiegava come ci saranno dei cambiamenti, qualcosa bisognerà fare, infatti attraverso il Coursera l'apertura è sul Green Pass che sta per cambiare, le ipotesi su tampone e durata della certificazione, si parla anche di un possibile arrivo per Natale in cui verrà non tanto adottato quel sistema che più o meno i giornali, ma anche perché poi in qualche modo bisogna condensare le notizie, non tanto il lockdown per i non vaccinati quanto magari verrà privilegiata a livello di attività chi invece il Green Pass ce l'ha e che magari dovrà farsi un tampone in più, perché poi ci troviamo anche davanti a queste soluzioni. Insomma, chi ha il Green Pass è vaccinato, ma comunque ha possibilità di essere contagiato e diciamo diffondere il virus. Lo può fare in maniera molto meno importante rispetto a chi, insomma, il vaccino non lo ha fatto. Chissà che però Gianfranco non si arrivi, per chiudere anche su questo fronte, che abbiamo anche altri due punti da approfondire. Insomma, l'hai detto tu, la Germania e l'Austria hanno avuto molti meno vaccinati. In Germania uno su tre, per intenderci, non è vaccinato ed è un dato molto molto forte. Questo può spiegare anche il motivo per cui, sempre da Corriere della Sera.it, in Germania un grande focolaio nazionale, Baviera, chiusa per 3 settimane. Ci stiamo scoprendo più tedeschi dei tedeschi, Ma quanto a indubbiamente rispettare. a livello di efficienza sulla vaccinazione e anche a livello di, diciamo così, di obbedienza verso il governo, di fiducia verso il governo, siamo stati più efficienti dei tedeschi. Infatti è stata in fondo una grande scelta che si è rivelata molto positiva, quella di affidare a un militare come il famoso generale Figliuolo le operazioni per la vaccinazione di massa. Cosa che è andata molto bene, che ha fatto molti passi avanti e che indubbiamente ha portato l'Italia ad essere, forse dopo Israele, il paese dove c'è la maggior quota di vaccinazioni. E i frutti si vedono adesso, si vedono dei dati appunto in cui ancora le ospedalizzazioni in Italia sono limitate, sono molto più limitate rispetto agli altri paesi e in cui indubbiamente c'è stato un contenimento degli effetti negativi del virus. Giustamente dicevi, ecco, non è escluso che chi è vaccinato sia portatore del virus e quindi possa contagiare. Questo è uno degli aspetti forse che si è approfondito poco e su cui peraltro fanno leva anche i Novax per dire ma in fondo il vaccino non limita la diffusione del contagio. Ecco, questo può darsi che sia anche vero, che i vaccinati possono essere portatori di contagio, però di fatto direi scientificamente provato che il vaccino limita gli effetti negativi per le persone e per ogni persona pensare che essere vaccinato, magari prendersi il Covid, ma farlo in maniera molto lieve, è sicuramente una consolazione, soprattutto per le persone di una certa età che sono molto più poste alla conseguenza negativa del virus. Quindi ecco, in questo senso l'Italia, ritornando a quanto dicevamo all'inizio, si è dimostrata una nazione di persone mature, di persone che credono nel governo, credono nei consigli degli scienziati e in cui in fondo anche quella piccola frangia di persone che non ci crede fa risaltare la positività di tutti gli altri che ci credono e che positivamente appunto hanno affrontato la vaccinazione con ovviamente qualche incognita come c'è in tutte le cose, ma c'è anche prendendo la più semplice delle medicine il rischio di qualche effetto avverso. Ecco, e quindi in questo senso l'Italia oggi si trova meglio di altri paesi, però ecco, non deve abbassare la guardia e probabilmente di fronte a questa nuova ondata deve alzare ancora qualche difesa. E ricordiamo anche che, insomma, il tampone probabilmente dà garanzia, forse sicuramente dà garanzia di essere negativo al Covid più di chi ha il Green Pass.
Probabilmente è così, sì, ma è anche più predisposto a riceverlo, quindi insomma, e anche a diffonderlo. Quindi insomma, ricordiamo ogni singolo aspetto di questa questione che è sicuramente complessa. Chiudo su questo argomento, peraltro ricordando anche la situazione delle terapie intensive tra Italia, Austria e Germania. Sono 3 volte più piene in Austria e 4 volte di più anche in Germania rispetto all'Italia. Questi sono i dati che arrivano in maniera ufficiale. Gianfranco, cambiando argomento, vediamo anche un po' che cosa succede in Italia. In Italia, beh, insomma, aspettando che arrivino evidentemente novità su questo fronte, sta succedendo qualcosa di particolare in Parlamento. Partiamo da questa notizia, che riporta Repubblica. PD e Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega e Forza Italia dicano se appoggiano ancora Draghi. Cioè si sta andando a generare così, una nuova maggioranza. È strano vedere Italia Viva non tanto con Forza Italia, perché spesso c'è chi diciamo, avvicina le due figure di Renzi e Berlusconi, quanto con la Lega, che inevitabilmente è legata anche a Fratelli d'Italia, insomma. Ma indubbiamente quello che è avvenuto ieri in Parlamento è in sé una piccolissima cosa, perché in tutti i parlamenti del mondo, se si fosse votato su una cosa del tutto marginale, come la quotazione, come la percentuale di riempimento dei bus turistici, il Parlamento avrebbe potuto votare come vuole, senza mettere in gioco appunto maggioranze o sensi politici. In Italia è un po' diverso rispetto al resto del mondo. Il Parlamento, anche sulle cose minuscole, vede appunto formarsi maggioranze e opposizioni diverse, e se si forma una maggioranza diversa viene vista anche politicamente come qualcosa di rilevante. Ecco, questo è quanto è avvenuto, nel senso che si è votato su un aspetto del tutto marginale, e tra l'altro un aspetto anche provvisorio, perché sono misure che, come dicevamo prima, dovranno essere comunque riviste a breve, perché a breve ci dovrà essere una stretta sul fronte della lotta al Covid. Ecco, però si è formata questa maggioranza, il governo è stato battuto e qualcuno ha detto: ma qui è stata un po' una prova per vedere se c'è una nuova maggioranza da utilizzare in qualche caso successivo, e tutti guardano al caso più importante, che è quello dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Allora, di fatto si è dimostrato che è possibile una nuova maggioranza, ma questo era già nei fatti anche prima, cioè le maggioranze si possono formare, si possono sciogliere, dipende un po' dalle logiche tattiche dei partiti. Ecco, ieri si è formata su una cosa del tutto marginale, ripeto, una maggioranza che comprende Italia Viva, e Italia Viva ha dimostrato che se non vota insieme a PD e 5 Stelle, PD e 5 Stelle non hanno appunto la maggioranza. Ma questo era già noto, era già dei fatti. Già il governo Conte era caduto perché Italia Viva aveva ritirato i propri voti al governo, e quindi non c'era più la maggioranza. Quindi, diciamo, è una tempesta in un bicchiere d'acqua, però una tempesta, perché l'Italia è fatta anche di queste tempeste politiche. Bisognerà un po' trattenere il fiato ancora nelle prossime settimane, sperare che il Parlamento non si faccia vincere dai turbini di queste frattaglie politiche, possa andare avanti, approvare quello che è più importante, che è la legge di bilancio, e poi a gennaio che si scontrino pure su un nuovo Presidente della Repubblica. Non sarà un bello spettacolo se ci sarà uno scontro. Sarebbe meglio che ci si accordasse con un'ampia maggioranza su un nome di garanzia, su un nome di rappresentanza, e che anche questo passaggio possa essere superato. Però la politica italiana è fatta anche di tempeste in un bicchiere d'acqua, e dobbiamo guardare anche questo. Conte censura Renzi, in questo caso le sue spavalderie rovinano l'etica pubblica. Passano 2 emendamenti con il voto del centrodestra e dei renziani su cui il governo aveva dato parere negativo. Malpezzi, PD, è arrivato il momento in cui centrodestra e Italia dei Valori chiariscano. Castellone, Movimento 5 Stelle, se vogliono aprire una crisi lo dicano. Ministro Orlando, gesti che eminano il prestigio del governo all'estero. Mentre, e lo vedete anche dal titolo, insomma, c'è stata un'altra, diciamo così, situazione interessante che riguarda il Parlamento. No, forse ricorderete, o forse sapete, che uno dei motivi per cui non si parla tanto di
elezioni anticipate così certe perché, insomma, si vuole posizionare Draghi al Quirinale perché Mattarella il suo mandato scade l'anno prossimo, ma Draghi forse è giusto che prosegua il suo mandato a Palazzo Chigi fino alla fine della legislatura, quindi 2023, ma c'è anche il motivo per cui a settembre 2022 bisogna arrivare a questa data in modo tale che la maggior parte delle persone che occupa il Parlamento possa raggiungere il vitalizio e quindi la pensione. Attenzione, colpo di scena, rischio di voto anticipato, titolo del Fatto Quotidiano, vitalizio assicurato, agli onorevoli basterà versare 30.000 euro, sollievo dei parlamentari al primo mandato. Sostanzialmente il Parlamento ha fatto in modo che il vitalizio arrivi comunque, anche se ci fosse il voto anticipato. Caro Gianfranco, io non so come tu l'abbia in qualche modo letta, insomma, questa interpretata, questa notizia valutata, ma c'è da dire che, insomma, il fatto che deputati e senatori abbiano fatto in modo di avere la pensione anche senza anzianità, viene da dire, ma come? Ma non doveva cambiare tutto? Non avevano detto che questi giochetti non, insomma, avrebbero evitato questi giochetti? Magari anche grazie all'intervento all'interno del governo del Movimento 5 Stelle, che si è sempre detto da sempre, insomma, contrario a questo tipo di, appunto, meccanismi. Ma da quanto mi risulta, non vorrei sbagliare, però qui non siamo di fronte alla decisione del Parlamento, siamo di fronte a qualcosa che c'era già negli anni scorsi, negli anni passati, i deputati che subentravano a legislatura in corso e che non completavano appunto i 4 anni e 6 mesi di legislatura potevano completare con dei versamenti volontari la quota per raggiungere la pensione. Ecco, quindi questa è una cosa che c'era già, forse nessuno l'aveva scoperta prima, perché in fondo la politica non aveva tempo di andare a leggere le carte, di andare a informarsi sulle prassi dei singoli dei parlamenti, della Camera o del Senato. Però ecco, esisteva già, adesso l'hanno scoperta, hanno scoperto che c'è questa possibilità, ed è una possibilità appunto che fa in modo che non si tolga la pensione se il Parlamento dovesse essere sciolto dopo 4 anni. Ma chi ha adesso appunto è parlamentare e che probabilmente, perché tra l'altro i parlamentari hanno deciso loro stessi di ridurre il loro numero da 600 a 400 e quindi è sicuro che almeno metà di loro non avrà il posto nel nuovo Parlamento, ecco, comunque chi uscirà dal Parlamento avrà la sua pensione con un piccolo versamento per completare i contributi. Ecco, sotto questo profilo, da una parte si può dire, vabbè, allora c'è il campo libero perché il nuovo Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere, cosa che mi sembra peraltro un atto dovuto, perché da una parte c'è un Parlamento che ha deciso di essere delegittimato perché ha deciso esso stesso di ridurre i propri componenti e quindi l'attuale Parlamento non è più un Parlamento che risponde alle caratteristiche richieste dalla Costituzione che appunto è stata emendata. E peraltro è evidente che il voto del 2018 ormai è un voto storico, un voto che non ha più corrispondenza nel consenso popolare, e quindi è quasi indispensabile ritornare a verificare qual è la vera posizione dei cittadini di fronte al governo, di fronte ai partiti. Quindi, in questo senso, diciamo, il campo è un po' sgomberato, c'è la possibilità non più traumatica di vedere sciolto il Parlamento dal nuovo Presidente della Repubblica. Ecco, quello che bisognerà vedere però è se questa situazione, l'abbiamo detto all'inizio, è una situazione molto difficile, una situazione in cui si richiede ancora l'attuazione di misure di emergenza per contrastare il lockdown. Non è certo il momento ideale per cambi di governo con delle lunghe trattative, neanche per una campagna elettorale di 2 o 3 mesi che metterebbe a confronto in maniera pesante le varie posizioni. Quindi bisognerà vedere appunto nei primi mesi dell'anno prossimo, quando in pieno inverno si insedierà il nuovo Presidente della Repubblica, qualunque esso sia, quali saranno le condizioni. Se ci saranno le condizioni, molto probabilmente lo scioglimento delle Camere ci sarà. Se invece, ahimè, dovremo ancora constatare di essere in una situazione di emergenza, in una situazione in cui ci dovranno essere delle misure rapide, efficaci e soprattutto condivise, ecco allora che un governo come quello di Draghi, non dico quello di Draghi, ma come quello di Draghi, cioè un governo di ampia partecipazione, possa e debba andare avanti. Quindi fare previsioni sul futuro è molto difficile, indovinarle è ancora più difficile, però diciamo che la prospettiva di uno scioglimento del Parlamento adesso è un po' più solida rispetto a qualche giorno fa.
E in effetti, peraltro, viene riportato anche da altre testate come TGCom, insomma, diciamo che l'anticipazione era stata del Corriere della Sera, dicendo guardate che deputati e senatori avranno comunque la pensione senza anzianità, come diceva appunto Gianfranco Fabi all'inizio della sua riflessione. La Camera risponde invece che la sentenza sarebbe inesistente. Un botta e risposta tra il giornale milanese e il Consiglio di giurisdizione di Palazzo Montecitorio, come vedete c'è la versione del Corriere della Sera e la replica di Montecitorio, diciamo, un cavillo che permette al Parlamento appunto di avere ugualmente il vitalizio, e anche questa questione è riportata da una testata amica di Le Fonti, affariitaliani.it. Pensione sicura anche se cade il primo governo, decisione presa, Consiglio di garanzia dei due rami del Parlamento ha dato parere favorevole al vitalizio anticipato, come riportato anche in questo caso appunto dal Corriere della Sera per primo. C'è questa, diciamo, braccio di ferro secondo cui da una parte c'è chi dice questi insomma hanno provveduto già in tempi non sospetti, e c'è chi invece respinge insomma questa versione, diciamo così, se la ride Gianfranco, perché comunque insomma si tratta di dinamiche non nuove insomma all'attualità politica, come detto insomma diciamo che parte da lontano questo argomento, e giustamente anche Gianfranco ha ricordato come dal prossimo governo avremo un Parlamento più asciutto, non troppo ma comunque più asciutto, e quindi insomma questo è uno degli aspetti sicuramente che peserà da questo punto di vista. Gianfranco, grazie per essere stato qui con noi, buon fine settimana ovviamente e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, buon weekend.